Partire dal paesaggio extraterrestre per tornare a casa. Potremmo forse riassumere così la mostra Planetarium di Flavio De Marco, che è allestita sui due piani della galleria M77 di via Mecenate a Milano. Potremmo farlo perché l'artista, leccese con base a Berlino, ha scelto di partire dagli altri pianeti del sistema solare e dal loro registro cromatico per strutturare i lavori di questa nuova esposizione, che inizia, al piano terra della galleria, con lavori che si ascrivono nella ricerca sul paesaggio e sulle sue contaminazioni digitali, che De Marco porta avanti da tempo, come dimostra il progetto Stella, ma che poi riserva non poche sorprese al primo piano. Giuseppe Lezzi, direttore della galleria M77. Man mano che si montava la mostra è stata una scoperta continua di questo suo nuovo lavoro, perché noi sappiamo che lui lavora per cicli, quindi questo era un ciclo completamente inedito che lui ha presentato per la prima volta qui da M77. È stata un'emozione grandissima. Inedito come l'ingresso nei dipinti di elementi personali, dagli spazi di lavoro alle bottiglie, fino a una serie di autoritratti che culminano nel grande dipinto dell'artista in sella a una moto. Ma accanto a momenti in qualche modo biografici, che comunque grondano consapevolezza e storia della pittura, appaiono poi anche delle riletture di ritratti di artisti del passato, come Tiziano, Leon Battista Alberti o Malevich, questa volta dipinti come se fossero degli affreschi staccati, ma sempre immersi nella dimensione della contemporaneità. È importante l'idea per cui un artista dipinge qualcosa piuttosto che un'altra. E dove c'è l'idea è sempre un passo avanti rispetto alla pittura, in questo caso è un passo avanti rispetto ad altre forme di arte. La mostra nella Galleria Milanese resta aperta al pubblico fino al 27 maggio.